apro le mie da giovine. Queste qua vanno bene. Ho appena scoperto che ho distrutto le scatole, si potevano aprire. Qualche settimana fa Oxyburn ha lanciato dei prodotti assolutamente made in Italy che consentono a noi polisiamatori, ma anche a tutti gli sportivi italiani, di migliorare la postura. Questa è la value proposition di questi prodotti chiamati da Oxyburn Postural, che permettono di evitare una postura errata che di fatto sovraccarica dal punto di vista muscolare tutto il nostro corpo e di conseguenza possa faticare più rapidamente il podista e più in generale tutti coloro i quali fanno sport a 360 gradi. Prima di spiegare di che prodotti si tratta, però guardate alla fine, dove invece vi racconto perché usare Postural, lascio la parola ad Andrea Sofiantini che ha fatto l'unboxing di questi prodotti, sarà una recensione doppia, vediamo cosa ci racconta. Buongiorno Andrea, siamo in autunno, però in effetti non lo so. Ti lancio un pacco che ci è appena arrivato. Sono comunque in difficoltà perché le telecamere sono abbastanza posizionate in maniera strana. Ti lancio un pacco appena arrivato, devi dirmi di che cosa si tratta e secondo me il pacco è un po' per tutte e due. Sei pronto? Io ho paura perché oggi sei più distante del solito e non è che lanci così tanto bene, ho paura che mi arrivi sul ginocchio e carriera finita. No, ma in effetti ho visto il documentario di Michael Jordan, c'era anche Larry Bird che tira da tre, comunque te lo lancio, sei The Last pronto? Dance? Era The Last Dance? Vai, sì, era lui. Tanta roba. Oh, te l'ho detto che lo lanciavi male. Peso 3,5 kg. Vabbè, oh, questo comunque è più facile da aprire, quindi Mica mi. tanto, sai? Ah no, Sì, qua. No, cioè. Guarda bene. Di lato? qua sul. Ah, perché era già aperto. No, ma guarda che c'è qua, dai, confido in questa. Non ho aperto niente io, Confido nella linguetta. Pronto? te lo assicuro. Vai. Hai visto? C'era la linguetta, c'era. Quindi non posso guardare quello che sto scartando. Puoi guardare tutto quello che vuoi, poi gli aggiungerò un pezzo io Sono dopo Colombo nella e parte finale. Pasquale. No, ma quindi posso guardare? Puoi Allora, guardare. è vestiario, sicuro. Marchio. Vabbè, adesso l'ho guardato il marchio, ma dalla scatola era difficile indovinarlo. Oxyburn. Stavo guardando, questi sono pantaloncini. C'è scritto meno vibrazioni, più supporto. Maglietta, meno vibrazioni, più supporto. Range of use è più 10 gradi, più 40 gradi. Quindi direi che adesso che arriva l'estate possono andare bene. Calze lunghe, calze corte, half, quindi mezze calze, poi pantaloncini e maglietta. Sì, è un completo, uno per te e uno per me. Le calze lunghe sono per me perché sono per le persone anziane, quelle che hanno qualche problema, e vogliono la compressione. Visto che le hai prese della stessa misura, io che sono un ciccio bariccio e te che sei molto più magro. Abbiamo preso medium large perché comunque sono a compressione, sono assolutamente ottime, ma io preferisco averle relativamente abbondanti. Pantaloncino, sì, in effetti anche io non amo troppo la compressione sulle gambe, quindi credo che anche perché in vita non ti cascano, ti lasciano un po' di respiro nella zona delle gambe e direi che forse hai fatto la scelta migliore. Beh, il materiale sì, è nettamente più leggero di quello che ci hanno dato invernale, hanno pochissime cuciture, poi non so se in gergo tecnico se sono cuciture o no, però è fondamentale perché poi soprattutto in estate quando sudo tanto mi braso tutto, mi rovino tutta la pelle. Questi qua davvero, poi quando arriva l'estate li proviamo bene perché con lo svolazzino in estate mi distruggo davvero tutto l'interno coscia, invece voglio vedere con questi qua perché quando praticamente finisce il periodo invernale che tolgo i boxer e metto solo pantaloncini è un disastro completo. Maglietta. Ecco, diciamo che la maglietta nera in estate ci metto. Boh. Beh, però per questo periodo direi che fondamentalmente è ottima. Questo periodo direi che è ottimo.
peccato che non ho il fisico adatto per queste magliettine. Mi piacciono, di solito le metto sempre sopra qualcosa perché io mi vergogno della mia panza, e anche lei bella elasticazzata. Hai fatto sempre la scelta buona per noi, perché ML non è così troppo a compressione, e quando corri vuoi un pochino di libertà, cioè si adattano perfettamente al corpo, anche a parte che è una M, quindi niente di esageratamente grosso. ML, beh, l'unico problema è che abbiamo delle braccia piccoline sia io e te, che rimangono sempre un po' vuote, quello, ma vabbè, perché siamo sfortunati noi due. Dal punto di vista tecnico, soprattutto magliette e pantaloncini, questi prodotti si caratterizzano per essere termoregolanti e soprattutto per ridurre le vibrazioni. Utilizzano un tessuto compatto a celle tridimensionali, così la chiama l'azienda bresciana, sono sia maniche lunghe sia maniche corte, sia short sia long, per assicurare la percezione e controllo dei movimenti. La compressione è gestita in maniera dinamica nelle aree strategiche, questo permette in effetti di migliorare anche la postura del podista amatore. L'abbiamo visto nella corsa effettuata qualche giorno fa in pista, e secondo me questi prodotti rappresentano davvero il non plus ultra sul mercato italiano. Chiaramente poi la postura dipende fondamentalmente dal vostro modo di correre, quindi vi consiglio di chiedere ad un allenatore di farvi seguire, in modo tale da poter al tempo stesso migliorare anche da questo punto di vista. Una delle cose che ho amato è la presenza all'interno del tessuto di fibra altamente performante Dry Yarn, che permette al tempo stesso una riduzione significativa dell'odore, e quindi consente di essere utilizzato questo prodotto per più giorni. Come già dicevo, questi prodotti sono a livello tecnologico molto avanzati e di fatto rappresentano un primo strato durante il periodo tra virgolette autunnale e primaverile, ma invece possono essere utilizzati come unico indumento durante la stagione estiva. E dal punto di vista del colore, come diceva già Andrea, vi consiglio di prendere qualcosa di più chiaro. Invece apri anche le calze super fini. Io tra l'altro quelle calze, non esattamente quel modello, le ho usate domenica a Vigevano, quindi sono secondo me eccezionali e ti aiutano a stare molto molto comodo e confortevole. Allora, sono calze fini, se devo fare la mia disamina tecnica, sono calze che di solito uso spesso in gara perché mi piacciono quelle un pochino più fini. Per di più tanti dicono che danno l'idea di scivolare. Io tutte le volte che l'ho provato non ho mai avuto quella sensazione, anzi non le senti al piede e non senti la scarpa che scappa via, quindi no, assolutamente non scivolano. Io davvero le apprezzo molto per le gare queste qua, anche perché poi sono molto fini e quindi anche con una scarpa un pochino più precisa non danno problemi. Invece apri, visto che hai capito il segreto, anche quelle più lunghe. Guarda Max. In quale condizione suggeriresti di utilizzare le calze a compressione alte? Vabbè, adesso stiamo arrivando comunque verso l'estate, quindi è un po' una questione di gusti. Le ho usate in inverno, io di solito corro, mi riscaldo sempre lungo e poi corro con i pantaloncini corti, e quindi le calze queste qua lunghe danno un pochino di caldo e sollievo, cioè un po' di caldo e ai polpacci, che non è male, perché correre con i muscoli freddi non va mai bene. Io le uso spessissimo come recupero. Cioè corro con delle calze normali, anche perché mi piange il cuore dopo rovinarle. Poi queste qua invece le utilizzo come recupero negli allenamenti più intensi, quindi appena finito di correre, doccia, metto su queste calze qua, le tengo su tutta il pomeriggio sera, e oppure nei viaggi in macchina o quando vado in aereo per dire a qualche gara, e le tengo su il giorno prima. Per quanto concerne le calze, anche in questo caso, come già diceva Andrea, sono in due formati. Io preferisco quella compressione, che hanno una compressione media, di conseguenza non necessariamente sono molto costringenti, ma al tempo stesso vi permettono un recupero più rapido e fondamentalmente dovrebbero aiutarvi a accelerare lo smaltimento dell'acido lattico, così almeno racconta la teoria del calza compressione. E secondo me in questo caso ho notato dei benefici significativi, non soltanto su questo modello ma anche sulla versione precedente che utilizzo costantemente. Ci sarebbero altre mille cose da dire, ma io concludo il mio video per raccontare in sintesi perché usare Oxyburn Postural: da un lato perché è un'azienda italiana, dall'altro perché la tecnologia è sicuramente molto
interessante e infine soprattutto perché questi prodotti offrono una ergonomicità, una vestibilità perfetta e al tempo stesso, come dice il nome stesso, migliorano la postura. Chiaramente, come già dicevo, è fondamentale per il podista amatore voluto e per tutti gli sportivi avere dei prodotti top, li consiglio caldamente. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, qui sotto metto un link per acquisto o per altre informazioni dettagliate del prodotto stesso. Io come al solito vado a bermi un coffee, ciao!